a Bari non avevamo giocato così bene. Il primo tempo abbiamo fatto un primo tempo di alto livello, secondo me, in tutte e due le fasi. Il secondo tempo un po' più remissivi, però abbiamo curato meglio la fase difensiva e alla fine non ricordo grandi occasioni del Catania, quindi è stata una buona partita, una delle migliori fatte fuori casa, sì, sono d'accordo. I complimenti vanno ai ragazzi. Io in realtà sono allenatore, ma l'unica cosa che credo in questa squadra, ci credo. Ci ho sempre creduto anche nei momenti un po' meno belli, ma non ho fatto niente. In campo ci sono andati loro. Sono molto, molto contento perché secondo me si meritavano questa soddisfazione. Quando vedo applicare determinati principi e quando vedo questa mentalità mi fa piacere perché io ogni giorno cerco di trasmettergli quello che ho dentro. Quindi sì, mi fa piacere, è normale. Però la partita, come hai detto tu, è stata preparata in questa maniera. In fase di non possesso abbiamo cercato di essere aggressivi, ci siamo riusciti perché era l'unica maniera, ma soprattutto la fase di possesso, ho chiesto ai ragazzi di non essere remissivi, ma di giocare alle spalle dei loro centrocampisti perché venire qua e fare la partita con la paura di prendere gol e non offendere in tante persone era, secondo me, una strategia sbagliata perché il Catania è forte. Se vieni qua e non ti giochi la partita, non hai possibilità di vincere. A questo punto del campionato, l'abbiamo visto nelle ultime due uscite, tu hai trovato un 11 titolare. Se è così, è comunque una cosa positiva, perché evidentemente questa è una squadra che a questo punto del torneo ha trovato una dimensione, una struttura consolidata. Ma sì, certo, non, perché non dovrei rispondere? Questa squadra è la squadra che inizialmente nelle prime 13 partite ha fatto vivere un po' tutti sulle ali dell'entusiasmo, pur non vincendo mai 4-0, però facendo quel gol e subendo veramente poco. Eravamo una delle migliori difese e era questa squadra. Adesso fortunatamente nelle ultime 4 partite ho potuto riproporla. Abbiamo un po' accantonato l'idea del minutaggio e quindi con giocatori in campo che hanno un passato diverso da ragazzi giovani, abbiamo più potenziale in campo, rimanendo del fatto che dobbiamo fare crescere i nostri giovani, che sono giovani di valore. Però sì, è inevitabile, questa è una squadra che dà garanzie. Adesso bisognerà mantenere alta l'attenzione e continuare il nostro processo. Insomma, le difficoltà ci saranno. Ci saranno mercoledì, ma è il nostro lavoro. Però questa è una squadra che inizialmente ha dato grandi garanzie, adesso sta dando grandi garanzie. Sono ragazzi in gamba, forti, e quello che posso dire è di rimanere con i piedi per terra, continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto, non essere troppo critici con noi stessi sulle sconfitte, sulle vittorie, fanno parte del gioco. Cerchiamo di lavorare per ottenere la miglior performance possibile e andiamo avanti, massima umiltà.